Iscriviti al canale. Quanto è borghese una famiglia che va in vacanza in inverno? È perché non può andarci in estate. Forse. Perché non gli danno le ferie alla moglie, Eric. Questa volta qual è la tua strategia? Metà delle ferie puoi scegliere lei, metà del datore di lavoro, farla denunciare. Il datore di lavoro è lo Stato. No, ma non è vero, che non le può prendere, le può prendere qualcosa in realtà anche. Anche in estate. A tutti ogni tanto. Potrei fare lui, poi vendo e compro. Non è malissimo. Se non è meglio comprare e vendere subito lui, è meglio ancora. Se riusciamo a si prendere questo. Più grossi sono, più rumore fanno quando cade. Pam. Non dirlo agli altri, ma faccio il tifo per te. Sei contento che ha perso T2 da con una 2-5 e una 1-5? Me lo tengo o non me lo tengo il soldino per dopo? Secondo me ci sta il soldino per dopo. Serve da bere? Secondo me ha senso perché poi ho 7 più 1 8. Possiamo fare qualcosa. Ho tenuto tutto in mano. Vuol darlo anch'io lui. Avevo anche spammato le emote. Me lo potevo aspettare. Il gioco a 5 Battle Cry non è neanche così difficile. Decisamente la meglio. L'unica cosa è che qua io a questo punto farei un roll. Cerco dei Battle Cry. È pieno zeppo di Battle Cry a quanto pare. Non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Ti ricordo la parte 2. Lui è un battle cry. Si frizza o no? Non dirlo agli altri. Andiamo a prendere un po' di caldo. Che non ci dispiace. Bini. Beato te, Budi, guarda. Ne parlavo all'inizio live, ne abbiamo tanto bisogno. Siamo belli pieni nell'ultimo. L'ultimo periodo siamo andati a 1000, quindi. Questo è a 2, mi piace un sacco. Ottima giocata! Chissà quali saranno le conseguenze. Sono le chiglie. Madonna. Un
servitore in meno, una moneta d'oro in più. Buona battaglia! Qua ho boomerato assai. È andata bene, ma ho rischiato un sacco di non finire il tour. No, potevo fare cose diverse, però non mi sono incaettato. Ammetto di essermi incaettato, quindi non... Mantieni la pressione. Quello potrebbe fare la differenza. Secondo me hai buone probabilità. Hai buone possibilità di vincere. Banana, no. Dai, ecco, dai, come la banana. Dai! Questo non ho messo i buff lì sopra. Vado a piangere nell'angolino. Spiace, spiace. Sì, devi farlo. Ti tocca. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Gemmista. Servitore in meno, una moneta d'oro in più. Picasso mi fa un baffo. Picasso mi fa un baffo. Mazzo è sempre buono. Cinghiale meta, insomma. Salve. Luca Fe. Buone possibilità di vincere. È Muellock meta, sì, più che altro è Muellock meta. E io come al solito sto facendo una build strana perché non Gallywix deve comprare i minion, non le spell. Questa è la questione. No? E invece carino. Vendiamo la tripa. Esattamente ciò che stavi cercando. Fate il salto. Cazzo mi fa un baffo! Chissà quali segreti svelano. Bella scelta, molto tattica. Bella scelta, molto tattica.
Ehi, sto abbrustolendo. No, ho sbagliato. No, beh, non potevo farlo. Che ne ha fatto questo? Ok, no? Stai andando bene. Basta comprare spell che ti danno minion. Bravo. Il piano è proprio quello lì. Huge value, che non muore lui. Ora il fatto è che mi serve. Se ti avevo Rogo Gug scala un sacco. Rogo Gug davvero scalo davvero un mucchio. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Prenderò due di questi, forte, due di questi. Se voglio lui. Questo no. Questo è buono. Questo è buono. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Questo è buono. Prendere un altro terraiolo. Non so se è buono. Dovrei togliere una corna musona. Ho sbagliato, perché ho preso quel coso? Non è il più forte, ma combatterà con onore. Attenzione, stiamo facendo del rischio qui. La lava scorre, io scorro con essa. Tutti giù! Ma tu non prendo due spike verdi? Sì, forza. Yeah, la Zeri Peach lì, volante triplo. La build per lui. Però ci sai fare. Picasso mi fa un baffo. Picasso mi fa un baffo. E dai. Posso togliere con la musona. Adesso mettere io non serve particolarmente in quello spot. Tornando le mie gemme 7v4. Via. Attenzione, stiamo facendo del ritmo qui. Assolda pure una di queste reclute. Sarà ciò che passa. Devo trovare Rogo Gug. Assolda pure una di queste regole.
Io traio con Bubug. Io con Bubug. E boh, è un pezzo di Vanishing, non è male, ragazzi. Siamo Yoko Gug, è fatta. È vinta sullo spot, però. Cioè, ma faccio divento infinito, con due spaghi vernici. Dovevate, trovo un Yoko Gug, divento un mostro. Coin Namusona, nel momento in cui trovo Yoko Gug, perdo un sacco di star. Sì, io tengo Coin Namusona, capito? Il problema è che... Sento come le cingono le chiglie. Mi piace il tuo modo di pensare. I cristallini parlano. Ora lo posso togliere lui. Assolda pure una di queste reclute. Assolda pure una di queste reclute. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Potrebbe fare la differenza. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Guardate quanto è diventato Yoko Gug in un turno. Tutti. Fa attenzione. Non tu, no. Cioè è nato adesso Yoko Gug, ragazzi. È nato ora. Il cinghialozzo. Se lo trovo triplo. Soldi. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Ma combatterà con onore. Attenzione, stiamo facendo del tempo qui. Voglio chiudere di lui. Assolda pure una di queste reclute. Anch'io avrei scelto quello. Potrebbe fare la differenza. Distruggete questo
Attenzione. Naga è meglio l'elementare, un gold in più con Bean. È uguale. No, è identico. C'è sti fieli un po' non ti vale. Non mi sembra che mi abbia fielato Yogurt per il momento. Seudoia, non è rischioso, basta un veleno e sei sulla vita una. Lo so, questo dovrei togliergli Tano. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. D'accordo, apportiamo qualche miglioria. Non credo. Dio mio, quanto ci mette. Potrebbe fare la differenza. Blocchiamo il potere. Assolda pure una di queste reclute. Solda pure una di queste reclute. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Vediamo se riesci a stare in testa. Sono 9 ore da parte, non benissimo. C'ha con il no, no, vabbè, che player. Allora devo togliere il taunt al tizio, però è obbligatorio, eh. Scala, lui è rognoso. Ho delle reclute fresche fresche per te. Anch'io avrei scelto quello. Come? Mi sto abbrustolendo. Anch'io avrei scelto quello. Madonna, è schifo. In realtà posso mettere qualcosa nello shop e poi sperare di riplyarlo, tipo lui o Yogurt. Un po' rischio, ma non credo di poter comprare, però. Bene.
ice block, vero quello? È che 25 non glieli faccio mai. Gli faccio quelli di Rogogug, eh? Non di più. C'è qualcuno di più. Però non ho trovato i pezzi di battle che hai che mi danno... mi fanno ciclare. Questa la piglio forse. Questo è il pezzo di bronzo. Trovato il Toggy Taunt. Potevo anche prendere quello lì, perché tanto c'era pesci, se lo utilizzare. Ah! Volevi portarmelo a uno di vita, pezzo di fanghiglia! Andava più avanti, no? Che palle. Te pareva. Perché non lo dovrei eliminare? Scusatemi che è a 10. Ah, perché se è 9. Sì, sono 9 danni. Che palle. Non è tornato uno in vita perché il buff del fungo è permanente. Non lo porti mai a uno di vita. Stai davvero creando una grande armata. Due di questi sono fighi. Stai davvero creando una grande armata. Non è il più forte, ma combatterà con onore. Questo non è un luogo per mortali. Bella scelta, molto tattica. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Sono tutt'uno con le spine. La maga 3-3 porta... la maga porta 3-3, però lui non viene portato 3-3. No, la strega la metto subito, non mi importa. Oh, ma... oh mio Dio, che brutta scena che ho appena visto! Oh mio Dio! Oh!
morti! Che peccato, che peccato! Che peccato! Yuhu! Ah, oh, che peccato! Galliwixio, se la porta a casa. Clean game, direi. Direi pulito. Troppo tossica. Ah, come tossica? Allora. Parliamo del... Quando succede una cosa di bello, di fortunato nella tua partita, in tuo favore, bisogna godere, cazzo. Se no che gusto c'è? Mica mi posso arrabbiare per le sfighe e non godere delle cose positive. Oh!